Catullo è un ragazzo di Verona, nel senso che è un giovane che viene da una città che non è Roma, è una città del nord dell'Italia, è una città celtica, dove abitavano, vivono i Galli, che però a Roma ha sicuramente degli ottimi appoggi, perché entra rapidamente nella società letteraria, culturale, nella buona società romana. Catullo è interessato alla politica? Non molto, direi. Anche se conosce i personaggi politici, conosce Cicerone, conosce Cesare, personalmente si pensa, però ci sono cose diverse che lo appassionano. Una è sicuramente la letteratura che per Catullo vuol dire la letteratura greca di età ellenistica, quindi la poesia elegante, la poesia dotta, la poesia erudita, la poesia d'amore. Un'altra cosa che lo appassiona nella vita è l'amicizia. Vive in un gruppo di amici, scambia con loro esperienze, biglietti, poesie, confidenze, banchetti, vivono assieme in qualche modo, si divertono assieme. E infine però è la cosa centrale forse della sua vita, una vita breve, è l'amore. L'amore per una donna che lui chiama lesbia nelle sue poesie, ma che in realtà è probabilmente una Clodia.